Sindaco, l'amministrazione comunale di Gandino ha concesso gratuitamente un terreno alla casa di riposo per realizzare che cosa? Abbiamo firmato una convenzione con la Casa di Riposo di Gandino di concedere, a titolo ovviamente gratuito e incomodato d'uso, un terreno per la realizzazione di un parco. Questo parco che inizialmente verrà utilizzato dagli ospiti della casa di riposo e che una volta sistemate tutte le condizioni di sicurezza, eccetera, eccetera, verrà aperto anche all'utilizzo dei cittadini di Gandino. È stato reso possibile dalla generosa donazione della signora Pina Nodari, che ha voluto lasciare alla casa di riposo e per la realizzazione proprio di questo parco una cospicua somma. Questo ovviamente consentirà innanzitutto la realizzazione di uno spazio che gli ospiti potranno utilizzare, uno spazio verde, uno spazio di aria, e che successivamente, quando poi ci sarà anche la possibilità di accedervi da parte dei cittadini, ci sarà questo scambio dove si possa passare qualche momento di tranquillità e di serenità fra ospiti e gandinesi o quanti decideranno di passare qualche momento in compagnia degli ospiti della fondazione. Questa realizzazione che è stata progettata dall'architetto Picinali Gustavo e dall'architetto Nodari Luigi, è stato condiviso dal presidente e dal consiglio di amministrazione della fondazione, l'ingegnere Giancarlo Nodari, e questa realizzazione sicuramente qualificherà la casa di riposo, concedendo uno spazio di cui veramente la casa di riposo aveva bisogno. Per cui sicuramente riteniamo che questa realizzazione, che è partita proprio in questi giorni, possa essere completata all'inizio, sicuramente in primavera, e quindi già dall'inizio dell'anno prossimo questa sarà una struttura che potrà essere utilizzata da tutti gli ospiti e speriamo con ampia soddisfazione di tutti. Quindi un parco che avrà comunque tutte le caratteristiche adatte agli ospiti che stanno in casa di riposo, che quindi dovranno deambulare anche con una carrozzina, eccetera, eccetera. Sì, la progettazione ha tenuto proprio in considerazione le necessità un po' di tutti gli ospiti, per cui il percorso che si snoda su circa un 400 metri quadri di percorrenza prevede uno spazio totalmente in piano per consentire agli ospiti anche in carrozzella, anche da soli, di poter usufruire di questo spazio. Per cui questo sarà. Il progetto ha proprio tenuto in considerazione queste esigenze perché si voleva che poi il maggior numero possibile di persone lo possa utilizzare, perché riteniamo che sia uno spazio che darà veramente sollievo alle persone, perché d'estate chi ha avuto modo di frequentare la casa di riposo ha visto che in quello spazio si può ritagliare un percorso che dia un aiuto alle persone che poi là sono ospiti per tutto l'anno.